stato il rischio, tra virgolette, che mi trasferissi a Torino con la famiglia perché avevo appena girato una serie che si chiamava Questo nostro amore. Io sapevo già più o meno, visto che ho girato molte cose, molti film, sceneggiati a Torino. Che avrei ritrovato insomma un po' di persone a cui ero già legato. Sì, l'ho fatto apposta. È brutto? La Film Commission di Torino è stata la prima che all'epoca investì anche in maniera abbastanza importante nel cinema, portando tante produzioni. Mi ricordo che io ormai avevo già cominciato a fare cinema e televisione e si andava a Torino a recitare proprio perché c'era questa Film Commission che era molto presente sul territorio, anche decisamente ricca. Una fabbrica che funziona in una società che non funziona non serve a niente. E poi c'è una forte spinta della Film Commission, insomma, ci sono anche una grande, diciamo, manovalanza, cioè ci sono tanti tecnici adesso e tante specializzazioni. Non bisognava più portarsi tutti da Roma, almeno se ne portava una parte, perché lì c'erano delle maestranze valide, brave. Poi devo dire che ci sono veramente, a seconda dei quartieri, puoi spaziare epoche diverse, ma anche appunto ovviamente contesti sociali diversi, quindi è possibile ambientare qualsiasi film di qualsiasi genere. Non ti basta mai niente. Ma dove ti sta? Beh. E poi sono arrivati le scassaminchie. Esatto. Questo quando? Negli anni 60. Nel 69 poi non si capiva più niente. Secondo me il cinema a Torino si vive bene perché intanto è una città che ha dei teatri bellissimi, è una città che va al cinema ed è una città che ospita il cinema e lo fa con grande pazienza. Insomma, Torino è una città cinematografica, considerata per tanti colleghi una città cinematografica, anche per voi oramai è considerata una città cinematografica. Se va male anche il prossimo, sono fottuto. Mi tocca andare a lavorare da mio zio. È perché non è sempre stato il tuo sogno vendere box doccia? Mi piacerebbe tantissimo girare sul Po, nella zona dei Murazzi, vedere l'acqua che scorre velocemente, gli archi, i ponti che passano sopra e sentirmi forse per qualche istante come Huckleberry Finn sulla zattera che percorre quelle rapide velocemente.